mi schilla il più criticato. Ti ho scritto una lettera, così impari a farti i cazzi tuoi. Se ricevo 100 email al giorno appena mi connetta al wifi. Ciao. www.ano.it. Siamo pronti qua a parlare con Emi Schilla. Allora, siamo qua col rapper più zarro della scena italiana. Perché sei zarro? Perché tieni quelli zarro? Ma non è che mi reputo zarro, è che... Io sono zarro. No, vabbè, zarro sta a significare... Tanti magari lo confondono, no. Tanti confondono essere zarri con essere... quello che oggi si... sono quei ragazzini magari, no, scassa minchia che io anche critico magari nelle mie canzoni, no? No, c'è gente che magari dice minchia però, tipo ho fatto quel pezzo nel mixtape con Nice, sono cazzi miei, gente dice minchia però, sta a criticare il pubblico che lo segue. Non è così, perché io ho anche un pubblico così, che però non è che non mi fa piacere avere un pubblico giovane, semplicemente che l'invadenza delle persone a volte è eccessiva. Poi tanti hanno detto non ti lamentare del fatto che la gente l'invadenza comunque suoi. È proporzionale alla fama, tra virgolette. Infatti tanta gente dice non ti lamentare perché comunque sia quello che hai voluto fare è quello. Non mi lamenterò mai di quello che ho, però voglio dire non necessariamente perché ho ottenuto quello che voglio non mi posso rompere i coglioni di qualcosa, no? Come dire, cioè se io mi compro una macchina nuova, mi compro un Ferrari, mi compro, no? Allora, e mi sono rotto il culo 10 anni per comprarmi il Ferrari e poi dopo un mese che ce l'ho mi accorgo che succhia troppo e rompo i coglioni perché dico minchia sta macchina è una figata però succhia, la gente poi non mi può venire a dire minchia però non ti lamentare perché è quello di te. Sì, ok, è così, però questo non fa significare che io non possa dire qualcosa. Quindi un ragazzo, tu sei della classe 89, un ragazzo cresciuto dal nulla di mercate. Ma ti scavallano la smalta se la parte di mercato? Te la rigano. Questa è una domanda. Come hai fatto a introdurti così nel panorama hip hop? Tutto è iniziato dall'ascoltare, che grazie a alcuni amici sono venuto a conoscenza del rap italiano. E ho fatto 2 anni ad ascoltare, mi sono infuotato con sta roba, no? Poi era un periodo dove comunque sia, appunto io e i miei amici andavamo a ballare, no? Ci sfasciavamo, cioè nella mia compagnia non c'era sta roba del rap, no? Poi grazie a qualcuno invece magari al di fuori della mia compagnia sono venuto a sapere questa roba del rap e niente, mi sono infuotato, mi sono messo, poi addirittura non avevo neanche il computer per ascoltare la musica, quindi andavo da un mio amico che aveva un bar e gli portavi i CD vuoti, questo mi faceva i CD quel rap. Anche a scuola. Esatto, io ogni sera andavo a ritirarmi i CD, mi ascoltavo i CD rap. Poi dopo 2 annetti così, quando ho iniziato a sentire i freestyle, mi ricordo mi sono proprio preso di brutto. Anche da esatto, ho iniziato a fare freestyle, avevo un amico che gestivo locale di mercati, tipo era un direttore artistico di questa roba e avevo organizzato una gara di freestyle, tra virgolette gara, perché non sapevo neanche come funzionava. Comunque se la sparsa la voce erano venuti 3 o 4 rapper e lì è iniziato tutto. Poi da lì uno di quelle persone lì ha stretto amicizia con me, mi ha portato ad Esio dove c'erano altri ragazzi giovani che facevano freestyle. È avviato, tra virgolette. E da lì, sì, poi da lì al muretto, ai contest. Allora, rap zarro, rap venuto dai freestyle. E adesso sei in Blocco Records. Sì. Che la Blocco Records magari potrebbe anche esserti un po' stretta. Ti riferisci a quelli che dicono, minchia, in un'etichetta del genere non farà esatto. Un cazzo. Chi dice queste cose non sa, prima di tutto, di che cos'è la Blocco Records e di cosa si tratta. Che cos'è la Blocco Records? No, la Blocco Records è una realtà, penso... A oggi non dico l'unica, ma forse indipendente, che ancora comunque sia promuove dei prodotti di stampa, funziona ancora diciamo da etichetta indipendente, una label discografica indipendente, però allo stesso tempo per noi che ci siamo dentro è più di un'etichetta, per noi è una crew alla fine, è la cricca. Salutiamo Zanna, tra parentesi. Bella Zanna, mai sì, bella il fresh. Com'è che sei entrato a far parte della Blocco Records? Sono entrato a far parte della Blocco Records quando allora ero a circa metà di Keta Music, l'avevo scritto più o meno a metà, no? Sapevo che c'era questa Blocco Records, comunque sia io non ero fan di DDP, mi piacevano i DDP. Grandi DDP. E niente, boh, vista da fuori mi sembrava una realtà comunque sia che si spingeva la vicenda, no? Cioè che funzionava bene. Allora mi sono informato tramite un mio amico, ma mi ha messo in contatto con uno dei due capi, con il Freddo. E niente, da lì poi gli ho girato le mie robe, hanno ascoltato, ci siamo visti a un live. Hanno fatto sentire delle mie robe anche all'interno del gruppo. G Soavi, che stava facendo Platinum Mera, si è preso bene con... quella di B-Rex, si è preso bene con la mia roba, ma mi ha chiamato sul suo disco e lì è stato un po' il battezzarmi, no? Cioè ha fatto il featuring nel disco di G-Suave e sono entrato in Blocco Records quel giorno. Buono. Featuring importanti all'interno del disco. Sì. Featuring importanti fatti in giro.
Come sei arrivato magari a fare featuring con Fibra, con Dogo, Vacca? Quando, mi ricordo, quando è uscito Geta Music, per esempio, gente come Guerci, Club Dogo così, no, avevano sentito questo lavoro, si erano interessati, tipo, no, tramite Zan, a me non mi conoscevano. E da lì, per dire, è nata una roba con loro, no? Nel senso, hanno ascoltato le mie robe, Guerci mi aveva fatto sapere che gli piacevano, mi ha detto se hai bisogno di qualcosa per te ci sono. Lui mi ha pompato, per dire, a Don Joe, ti faccio un esempio, che quando mi ha visto mi fa, cazzo, belle le tue robe, pigliati due basi per il prossimo disco, ah, no? Figo, cazzo. Idem, vabbè, Vacca l'ho conosciuto quando eravamo in tour con Nice. La roba di Fibra, che non è proprio un featuring, è la base che mi ha dato, perché hanno fatto questo mixtape lui e Nice, e Fibra ha deciso di dare la base a me, al contrario di tutti quelli che ancora ignoranti continuano a dire rubata la base a Fabri Fibra. La base Fabri Fibra me l'ha voluta dare in sua volontà per fare il pezzo. È un mixtape, informatevi e poi parlate. Sono tutte basi comunque di... Tutte edite, sono basi già edite, sono. Esatto. Assolutamente. E niente, è stato tutto così. Anche Marrakesh, per dire, un altro che comunque sia, mi fa: oh, quando è che facciamo una roba insieme? Io ho detto, facciamola per il mio disco, no? Siamo sempre qua. Voi non ve ne siete andati, non vi state annoiando. Siamo arrivati qua al famigerato e famigeratissimo angolo della puttana, dove il nostro caro Emis, devo vendere il mio disco, dovrà convincere la gente a scaricare Champagne. Beh, scaricarvelo, ragazzi, non vi costa un cazzo, è gratis, è sul sito, basta un click per scaricarlo. Poi io, se non vi piaccio io, comunque c'è tutta la scena rap dentro, quindi è un buon motivo per scaricarselo. Poi io, ripeto, è gratis, chi se lo vuole comprare ci sono anche le copie fisiche, le trovate, mandate una mail a info@blockrecords.com, mi sono confuso. No, mandate a info@blockrecords.com, trovate le copie fisiche oppure i live, o se no appunto dai, andatevela a scaricare, figa. No, poi vabbè, se io sono sempre obiettivo, cioè ovviamente c'è gente che può dire, oh, a me Mischia mi fa cagare, quel disco non me l'ascolto, ci vabbè, sta tutto, no? Però vabbè, non si può dire che è una roba fatta male col culo. È un clip, lo scaricate, www.blockorecords.com. Ano.it. Mischilla Blocco Records, se andatelo a scaricare, insultatelo, fategli i complimenti, fate quel cazzo che volete, supportatelo, uccidetelo, vi do l'indirizzo dopo in privato. www.ano.it e Mischilla Boom. Disegno di certo questo fumetto senza colori, questo è Killa Story, cresciuto con Killa fuori, non vive dentro una bile, vacilla tra disvalori, percorro la mia vita, vignette ma non rifletto, e disegno di certo questo fumetto senza colori.